cerchietti che sto usando sono da 4 centimetri circa, ma si possono usare benissimo anche quelli più piccoli, da 3 centimetri. Questi sono tutti collarini di bottiglie che io conservo per quando ne ho bisogno. Il cotone che sto usando è un cotone di medio spessore, del numero 3, che sto lavorando con un uncinetto numero 2, che corrisponde ad 1,75 mm. Prendo il cerchietto, entro con l'uncinetto e vado a fare il cappietto d'inizio. In questo modo. Faccio il cappietto e chiudo intorno al cerchio con una maglia bassissima, in questo modo, per fissare il filo al cerchietto. Lavoro 2 catenelle di alzata per la prima maglia di inizio giro, carico il filo e andremo a ricoprire il nostro cerchietto con delle mezze maglie alte. Quindi carico il filo, entro nel cerchietto, estraggo il filo e chiudo. Carico il filo, entro nel cerchietto e chiudo. E questo per tutto il giro, fino ad arrivare all'altro lato e chiuderemo con una maglia bassissima sulla maglia d'inizio giro. Per questo cerchietto ho calcolato circa 70 mezze maglie alte. Una in più non ha importanza perché noi andremo a lavorare su poche maglie all'apice del giro. Carico, entro, estraggo e chiudo. Carico, entro, estraggo e chiudo. Alla fine stringeremo le maglie intorno al cerchio per coprire bene e, se occorre, ne lavoriamo qualcuna in più in modo da non far vedere il cerchietto, che in questo caso, essendo bianco, si noterebbe. Lavoro l'ultima maglia e andremo a chiudere il giro sulla terza delle catenelle d'inizio, che come vi ricordo sostituiscono la prima mezza maglia, e chiudo con una maglia bassissima in questo modo. Adesso procediamo per le orecchie. Vado a lavorare 18 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Andiamo a lavorare la prima maglia bassa sulla terza catenella a partire dall'uncinetto. 1, 2 e 3. Una maglia bassa. Ne lavoro ancora un'altra. 2 mezze maglie nelle 2 catenelle seguenti. E continuo lavorando sulle catenelle che mi sono rimaste una maglia alta per ciascuna catenella.
e 12, sono 12 maglie alte. Vado a chiudere attaccandomi alla maglia d'inizio dove ho lavorato le 18 catenelle e chiudo con una maglia bassissima. Adesso continueremo la lavorazione dall'altro lato. Giriamo il lavoro in questo modo, portando il filo davanti all'uncinetto, lavoro una catenella e una maglia bassissima nella prima maglia alta del nuovo rigo. In questo modo, ancora 3 catenelle di alzata per sostituire la prima maglia alta e vado a lavorare le maglie così come mi si presentano. 11 maglie alte sulle maglie alte successive e 2 sulle mezze maglie. Quando arriveremo all'apice vi farò vedere come lavorare l'angolo. Incomincio a lavorare le mie maglie alte. Ho lavorato l'ultima maglia alta e continuo con le due mezze maglie, una su ciascuna delle due mezze successive. Una e due. Adesso abbiamo da lavorare le due maglie basse. Nella prima lavoriamo la maglia bassa normalmente, in questo modo. Nella seconda, che è anche l'ultima maglia e maglia d'angolo, andremo a lavorare 4 punti bassi. 1, 2, 3 e 4. E ci ritroviamo dall'altro lato. Lavoro la prima maglia che è una maglia bassa, le due mezze maglie con le mezze maglie, una e due, e vado a terminare la mia riga fino ad arrivare al cerchietto dove poi mi devo riagganciare lavorando le 12 maglie alte che ho del giro sottostante. Questa è una lavorazione a specchio, in effetti cambia soltanto un pochino la lavorazione d'angolo dove abbiamo fatto nella seconda delle maglie basse 4 maglie basse per poter girare. Vado a lavorare l'ultima maglia alta e mi aggancio al cerchio lavorando una maglia bassissima alla base dell'orecchio in cui ho chiuso precedentemente, sempre con una maglia bassissima, in questo modo. E il primo orecchio è finito. Continuo per lavorare l'altro con 5 maglie basse sulle 5 maglie successive, 2, 3, 4 e 5. Giro il lavoro e lavoro 18 catenelle, 1,
e 18. E adesso continueremo la nostra lavorazione allo stesso modo in cui abbiamo lavorato il primo orecchio. Lavoro la prima maglia bassa sulla terza catenella a partire dall'uncinetto, lavoro la seconda, 2 mezze maglie alte sulle 2 catenelle successive e termino fino ad agganciarmi al cerchietto con 12 maglie alte sulle 12 catenelle che mi restano. Lavoro l'ultima maglia alta e mi vado ad agganciare sulla prima maglia bassa che ho a disposizione e chiudo con un punto bassissimo in questo modo. Giro di nuovo il lavoro portandomi il filo davanti all'uncinetto e vado a lavorare l'altro lato come ho fatto prima. Lavoro una catenella e una maglia bassissima sulla prima delle 12 maglie alte, che vado a sostituire lavorando 3 catenelle, una, due e tre, e proseguo lavorando allo stesso modo in cui ho lavorato per il primo orecchio, perché la prima l'abbiamo sostituita con le 3 catenelle, quindi ce ne restano 11 da lavorare. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, nove, dieci e 11. Mezze maglie sulle 2 maglie successive. Una maglia bassa sulla prima delle 2 maglie basse e 4 maglie basse sulla seconda maglia bassa che è la maglia d'angolo. 1, 2, 3 e 4. Una maglia bassa sulla maglia bassa successiva, 2 mezze alte e 12 maglie alte per arrivare ad agganciarci al cerchio.
9, 10, 11 e 12. E vado ad agganciarmi alla base dell'orecchio, qui vedete, alla base dell'orecchio e chiudo con una maglia bassissima. Porto il filo davanti all'uncinetto, giro il mio lavoro l'uncinetto nella prima maglia del lato opposto, nella maglia bassa immediatamente vicina a quella d'inizio, estraggo e chiudo con una maglia bassissima. Questo per fissare l'orecchio al cerchietto. Continuo lavorando un ultimo giro di maglia bassissima fino ad arrivare all'altro lato, dove poi andremo a chiudere il nostro lavoro. Sono dal lato opposto, lavoro gli ultimi punti bassissimi, mi aggancio alla base dell'altro orecchio. Entro l'uncinetto, estraggo il filo e chiudo. Il nostro lavoro è terminato. Volendo, nell'ultimo giro potrete inserire un piccolo filo metallico per dare forma. Io ho preferito non metterlo perché se li voglio lavare il filo potrebbe fare ruggine, ma andrò a indurirli semplicemente con una mistura di acqua e vinavil. Ho già lavorato il mio cerchio riempiendolo con mezze maglie alte e vi faccio vedere come fare una variante diversa, sempre con la stessa lavorazione. Ho chiuso il mio giro di mezze maglie alte e vado a lavorare 35 catenelle. E 35 che vado a chiudere sul lato opposto all'inizio nella seconda mezza maglia a disposizione e chiudo con un punto bassissimo. Faccio allo stesso modo di come ho lavorato prima, una catenella. Questa volta mi limito semplicemente a girare il lavoro e vado a lavorare un punto basso per ogni catenella a disposizione.
e ad arrivo dall'altro lato. Ho lavorato tutte le mie maglie basse e mi aggancio al cerchio lavorando un punto bassissimo sulla prima maglia alla base dell'orecchio. Giro di nuovo il lavoro, faccio una catenella e lavoro un ulteriore giro di maglia bassa. Ho lavorato anche il secondo giro e vado a chiudere sempre alla base dove ho iniziato, con una maglia bassissima. Lavoro 5 punti bassissimi nei prossimi 5 punti a disposizione. E continuo lavorando 35 catenelle chiuse alla base dell'anello e due giri di maglia bassa per completare l'altro orecchio. Ho terminato anche l'altro e mi vado ad agganciare nella prima maglia successiva a quella d'inizio. Vedete? Questa è quella dove ho iniziato, questa è quella in cui mi vado ad agganciare con un punto bassissimo e vado a lavorare un giro di punti bassi tutto intorno fino ad arrivare all'altro lato dove chiuderemo il nostro lavoro. Questo è il risultato. Non resta che inamidarli un attimino e dare la forma alle orecchie.